facendo la politica in realtà che abbiamo di fronte. Allora io comincio proprio da lei. Chi decide queste politiche? Chi ci sta governando? Bisognerebbe porsi queste domande, no? Chi ci sta governando? Poche persone in realtà. E tra i motivi allora ricorrenti in questa campagna elettorale noi avremo certamente il motivo dell'euro. E posto che sia un errore, sia stato forse un errore decidere l'euro prima di fare l'Europa politica, perché c'è uno sbilanciamento senza contrappesi, però quello che chiederei a lei, e due parole per presentarla, che se sono convinta che i presenti la conoscono già, è tra i principali esponenti dell'altermondialismo, impegnato negli studi di globalizzazione, di welfare, educazione, problemi ambientali, ma è stato ed è uno degli artefici, dei protagonisti del movimento per l'acqua, del movimento mondiale dell'acqua, ha istituito il Comitato Internazionale nel 97 per il contratto mondiale dell'acqua, conosce bene dal suo profilo, dalla sua biografia anche la macchina europea. E una cosa che ci tengo a dire che è importante, di cui forse dobbiamo prendere consapevolezza: abbiamo bisogno di persone in Europa che conoscano quella macchina, che conoscano quella dimensione, che abbiano conoscenze e competenze. Questo lo dobbiamo prevedere, perché la battaglia che dobbiamo fare è una battaglia importante che richiede un approccio fatto di competenze per poter cambiare le politiche, ed è una sfida non irrilevante. Quindi quello che io per cominciare vorrei chiederle: ma uscire dall'euro migliorerebbe la situazione? E poi come farlo? Perché questo è un po' il tam tam, no? Che circola in questa. E poi le chiederei ancora, e poi vi annuncio già che poi ci alterneremo con Francesco Penzo e punteremo sul tema anche dell'acqua, no? E infine, nel contesto attuale, che cosa potrebbero fare gli stati da soli, no? E quindi l'uscita eventuale dall'Europa, non dico la Grecia o l'Italia, ma anche la Germania, in un contesto globale, quello che vede la Cina, quello che vede il Brasile, quello che vede gli Stati Uniti, o di nuovo uno schieramento che è quello che si profila in Europa oggi, con il tema della guerra che non è poi più così lontano, tra Stati Uniti e Russia. Allora. Beh, volete stare qui per quante ore? Fatto troppe domande. Diciamo che beh, a me fa piacere, solo che poi dobbiamo andare a dopo. Okay. Buonasera a voi tutte e a tutti, grazie per permettervi di essere con voi qui a Mestre, in una città che sembrerebbe completamente ignorata dalla bellezza di Venezia, e poi quando uno cammina per queste strade vede che anche Mestre è assai simpatica, assai bellina, e quindi è importante con una giornata di sole anche di poter raccontare cose che ci interessano da vicino, perché non stiamo parlando di qualcosa che non incide sulla nostra vita quotidiana né sul divenire dei giovani, ma invece è direttamente rilevante e pertinente per quello che succede ora e succederà domani. Allora, per rispondere subito alla questione, io direi che è mal posta. Prego. Sono già cattivo. No, con un'accoglienza io comincio a dare schiaffetti in faccia. No, è mal posta, nel senso che in fondo la vera questione è di sapere quale politica monetaria, quale politica finanziaria, chi fa questa politica, chi decide, chi fa questa politica, per chi lo fa, noi di chi, con chi. Ecco, direi che invece di rispondere usciamo o non usciamo, si tratta di vedere, siamo in grado di decidere la politica monetaria, la politica finanziaria, finalmente la politica economica e finalmente infine la politica di società, noi europei, o dobbiamo subirla? Ecco, è chiaro che se dovessimo limitarsi a subire, è chiaro che bisogna limitarsi, cioè dire l'unica caratteristica del cittadino è di non subire il dominio dei potenti e di poter essere protagonista della propria storia. Per questo io rapidamente tenterei allora di articolare la risposta su tre momenti. Il primo momento è di tentare di capire
gli elementi che fanno questione per quanto riguarda la moneta, no? Perché molte volte anche si constata che noi tutti non è che siamo ben informati o informati sulla moneta. Sentiamo parlare dell'euro e molta gente non potrebbe dire qualcosa di più dell'euro. E quindi nella prima parte, in questo momento, cercherò di schizzare un pochino la comprensione, così sappiamo di cosa parliamo insieme, ci possiamo capire, della moneta, della finanza e del bilancio. Nella seconda parte, rapidamente, cercherò di fare una breve ricostruzione del processo di integrazione e quindi capire il ruolo della moneta, cosa tu ne hai parlato, di dire è possibile fare una moneta unica senza governo pubblico, no? Unico, e capire perché non è stato fatto. E terzo, allora vedere tutte le conseguenze che questo comporta, e allora è chiaro, parlando delle conseguenze, quando io ti dico tu c'è un calco al polmone, tutti quanti sanno forse devono essere cure al calco al polmone, se invece ho un mal di testa, forse un'aspirina, a meno che uno non sia allergico all'aspirina, può prendere l'aspirina. Ecco, questo è un pochino lo schemino per poter andare avanti. Allora, per poter rispondere. Quindi bisogna aspettare un pochino, aspettare la risposta, non subito. E io comincerei quali sono gli elementi strutturanti del nostro discorso sull'euro. La moneta, lo sapete, la moneta ha tre funzioni principali. La prima è quella di essere un mezzo di pagamento. Senza moneta oggi, ma sempre, in ogni società c'è sempre stato bisogno di moneta, che fossero le belle, che fossero le donne, che fossero gli uomini, sono sempre cattivi, no? Che fossero le monete metalliche, eccetera, c'è sempre stata una moneta. Una società non può avere transazioni di tipo commerciale, così da un valore, senza avere un mezzo di riferimento, di pagamento, perché la seconda funzione della moneta è essere una misura del valore. Si dice questo 100 euro, per l'altro 300 euro, per non fare niente. Quindi la moneta misura del valore, mezzo di pagamento e soprattutto, questo è importante poi per l'euro, è lo strumento di riserva del valore. Quando voi sentite parlare delle riserve auree, delle riserve monetarie in un paese, quando voi avete un libretto di risparmio, voi avete le riserve, monetarie, no? Che vi permettono in caso di eccetera eccetera. Queste tre funzioni sono gli elementi fondamentali della politica monetaria, che quindi riguarda le regole e istituzioni che concernono la misura del valore, i mezzi di pagamento, le modalità eccetera, e poi le riserve di valore. Questa politica monetaria ha degli strumenti assai precisi, nel senso che la prima cosa, che la prima monetaria, è di decidere ma quanta moneta mettiamo in circolazione, qual è la massa di moneta e chi decide la creazione di moneta. E qui diventa, cominciamo a dire che chi fa la politica monetaria è colui che decide quanta moneta circola. Ma chi ha il potere di produrre moneta? E vedremo fra poco che cominciano i dolorosi denti, no? Che cominciano a far male. Poi la politica monetaria significa questa massa che metto in circolazione, lo stimolo alla sua velocità di circolazione, che se con 10 euro si fanno 10 operazioni, se ne fanno 100, quegli stessi 10 euro. E più la velocità è importante, la massa allora resta la stessa, però quello, il valore che circola, ecco le transazioni monetarie, il valore che circola aumenta, quindi la politica di frenaggio, di stimolo della circolazione della massa monetaria esistente è parte della politica monetaria. La terza politica, elemento della politica, la massa, la circolazione, allora la stabilità del valore della moneta. Cioè, la stabilità della moneta, del valore della moneta non è cattivo, dipende ancora una volta da cosa si fa, per chi si fa, come si fa, eccetera, eccetera. Però la stabilità del valore della moneta è anche semplice, perché io posso andare in Giappone, do le mie carte di credito e mi fanno comprare un'automobile. Se do una carta di credito. Perché? Perché c'è la stabilità che assicura che io ho della moneta.
E quindi se c'è la stabilità del prezzo, perché è la moneta, e se domani io comprassi un'automobile e dite tra paura tre giorni dopo il valore della moneta, no? Salta. Che succede? Quello che mi vende l'automobile dice un momentino, beh, com'è? Tu mi puoi pagare una moneta che non vale il valore di quella che era il giorno prima. E quindi, siccome oggi l'intensificazione della velocità della moneta, pensate che ci sono i mercati finanziari che si dicono ad alta frequenza. Sapete cos'è l'alta frequenza? L'alta frequenza sono transazioni fatte in millesimi di secondo. E per esempio io faccio parte di coloro che vogliono dichiarare fuori legge le transazioni ad alta frequenza, per esempio sul grano e sui medicinali. Come si fa a dare il valore dell'impresa ad alta frequenza, che è del millesimo di secondo? Mica una settimana, mica un anno, mica un millesimo di secondo, e lo vogliono applicare. E l'Unione Europea è favorevole a, sotto certe condizioni, a legiferare la possibilità di avere delle transazioni ad alta frequenza su beni, per esempio, per servizi essenziali. Allora questa politica monetaria, oggi, ci fermo qui per il momento, a livello europeo, è attribuita alla Banca Mondiale, alla Banca Centrale Europea. Quindi questa è la politica della massa, la politica di circolazione, la politica della stabilità, del valore, della sicurezza, è una funzione attribuita in esclusiva, unici competenti, alla Banca Centrale Europea. Poi interviene in questo caso la finanza. Allora cos'è la finanza? La finanza non ha immediatamente niente a che vedere con la moneta, però è chiaro che siccome la finanza è il sistema che mette insieme il risparmio e l'investimento. Per dire, quando una società produce ricchezza e poi consuma parte della ricchezza e il resto risparmio, che fate per risparmio? Beh, la gente ha bisogno di denaro, le imprese, i comuni, lo Stato, fa un buono il tesoro, no? Ha bisogno di fare il rinnovo delle prime ferrovie dello Stato, no? E metteva il buono il tesoro, mandava il risparmio alle famiglie e dice se mi dai il tuo risparmio io poi per 10 anni ti do il 7% delle cose, quindi condizionava il denaro, no? La politica, la finanza è tutto l'insieme delle regole, delle istituzioni e dei soggetti che permettono di fare il legame tra risparmio e investimento. L'investimento dà un nuovo procedimento a produrre beni e servizi, hanno un valore, si consuma, si risparmia, eccetera, eccetera. Ecco che quindi la finanza, certo, vale sul valore, però io potrei fare anche una finanza moneta, potrei farlo anche con le pecore, no? Per dire, io do tante pecore, però è chiaro che la moneta permette rapidamente. Questa politica finanziaria, che significa avere delle buone regole che permettono la fluidità tra risparmio, non ci sia perdita di risparmio, non ci sia accumulazione del risparmio, ma questo risparmio possa essere nel mantenere la politica di riserva del valore, e ecco la moneta, tu risparmi, c'hai questa riserva del valore, che questo risparmio sia destinato a fare investimenti produttivi, con un buon uso delle risorse disponibili per produrre nuovi buoni prodotti e nuovi servizi. La politica finanziaria insegna come favorisco il risparmio, lo regolamento, come favorisco gli investimenti e affinché ci sia l'equilibrio tra investimenti e risparmio. Immaginate uno Stato che facesse delle leggi che dice risparmiate, risparmiate, poi legifera e dire c'è l'investimento, prende tutto il risparmio e non gli dà più nulla, no? Perché blocca tutto sull'investimento e poi non lo distribuisce più. Questa è una politica finanziaria terribile, nel senso che ha sfogliato il risparmio per poi non più mantenere il risparmio. Quindi la politica dell'investimento non può essere differenziata in maniera opposata estrema al risparmio, e il risparmio altrettanto non può essere defraudizzato, non può essere messo sotto il materasso come si faceva prima, ma deve essere fonte sempre di investimento. Ecco allora che la politica si tratta di sapere ma chi sono i soggetti finanziari. Certo, i soggetti finanziari sono pubblici, privati, eccetera,
Ma qual è l'equilibrio tra soggetti pubblici e soggetti privati? E un po' come sapete, la prima risposta subito, prima di passare a venire cose più precise, è che oggi i soggetti finanziari sono soggetti privati soprattutto. I soggetti pubblici sono sempre meno presenti nella politica finanziaria. Ancora i soggetti pubblici sono presenti nella politica monetaria, ma nella politica finanziaria i poteri pubblici hanno confidato soprattutto il ruolo di decidere come si utilizza il risparmio, a quali condizioni, eccetera, per fare cosa, quale investimento, sono i soggetti privati che sono diventati i signori, diciamo, della gestione dell'equilibrio fondamentale di condizioni dell'economia tra il risparmio e l'investimento. E poi allora interviene il concetto di bilancio. Ecco, allora, cos'è il bilancio? Il bilancio è uno Stato che dice, guarda, io questa ricchezza prodotta la voglio utilizzare per proteggere il territorio italiano dallo scarafaggio in cui c'è. Oppure voglio utilizzare le risorse del mio paese per creare tantissimi centri di ricerca finanziando le grandi imprese multinazionali, perché le grandi imprese multinazionali fanno ricerca, fanno loro che faranno i prodotti, i servizi. Io dico 20% del reddito prodotto e recepito all'interesse collettivo attraverso le tasse, eccetera, eccetera, voglio destinarlo all'orientamento come spesa pubblica. Però è chiaro che il bilancio pubblico incide anche sulla disponibilità finanziaria per altre cose. Attraverso cosa? Attraverso la fiscalità, sotto fiscalità, se non fai una nostra fiscalità sul reddito e non sui consumi, è chiaro che per legge la parte ricchezza prodotta per gli interessi e gli investimenti di carattere pubblico, beni e servizi pubblici. Il bilancio cosa significa? Il bilancio, per questo si fa ogni anno, è una specie di legge, nel quale in questo bilancio si decidono gli orientamenti principali di scelta economica di un paese, a cui poi si dice queste spese per appunto sono coperte. A un certo momento tu c'hai un deficit nel bilancio perché le spese o sono superiori a quello che pensavi e invece le entrate sono rimaste stabili, oppure hai decide in maniera decisiva e determinata e autonoma, decide di spendere più di quanto c'hai, perché speri che se spendi di più in generi una produzione di ricchezza che attraverso questa produzione di ricchezza, attraverso la fiscalità, ricopre e quindi puoi coprire il deficit che fa. Ed ecco che il deficit di bilancio, quindi il bilancio pubblico per il momento stiamo parlando, il deficit del pubblico è importante, a condizione di sapere come lo si fa di nuovo. Cioè non è che devi avere necessariamente assenza il deficit. Poi è chiaro, puoi coprire questo deficit indebitandoti. Ecco, allora il debito è diverso dal deficit. Il deficit può essere anche senza indebitarti. Però a partire dal momento in cui per coprire le spese, cioè si comincia a indebitarsi, cioè dire a dover richiedere ad altri la capacità di entrate finanziarie per coprire le tue spese di investimento, spese di mantenimento, e comincia a diventare un po' coprire. Se il mio figliolo si indebita nei confronti, a un certo momento gli dico sì bravo, ti do un bacino, vai, no? Ma se io mi indebito nei confronti del mio figliolo, si indebito nei confronti del suo peggiore nemico, quella è la prima volta che lo vede e mi batte una mattonata in testa che non si risolve più. No, quindi è chiaro che il debito dipende chi lo fa e con chi è presso chi. Ecco per cui, per esempio, se tu hai un debito pubblico interno, cioè dire che tu ti indebiti presso le tue stesse banche, le banche pubbliche, è una cosa. Se tu ti indebiti presso un usuraio, è tutta un'altra cosa. E se tu ti indebiti presso le multinazionali, le banche, i mercati finanziari che hanno il solo scopo di poter aumentare il capitale, il valore del capitale che mettono in circolazione, che prestano, è chiaro che l'indebitamento pubblico dello Stato nei confronti del soggetto finanziario esteri è pericoloso, e quelli tacciapolo e ti fanno suicidare. Quindi, ecco allora, e poi dipende tutto come si fanno queste cose.
Allora, subito emerge già qui un pochino una cosa interessante, è che quando gli enti sociali finanziari sono stati tutti privatizzati, penso gli enti finanziari gestiscono la loro capitale. Si dice, la teoria dice che come si fanno a integrare stati sovrani che decidono di fare un'unità politica e quindi fare il passaggio di sovranità statale, statuale, nazionale a una sovranità sovranazionale, eccetera. La terza funzionalista dice, non si può che fare l'economia. La prima cosa che dobbiamo fare è fare l'integrazione dei mercati. Più i mercati sono integrati e funzionano correttamente, più questi mercati favoriscono la convergenza delle strutture economiche dei paesi che al punto di partenza potevano essere molto disuguali da un punto di vista del potenziale economico, della ricchezza economica, eccetera, quindi la capacità di risparmio, la capacità di investimento. Facendo i mercati, secondo le teorie dell'economia di mercato capitalista, le tendenze. Sicuro non c'ho la sicurezza, non c'ho il mezzo di pagamento comune, allora qui l'economia funziona più. Allora cosa si fa? Se le convergenze, le prime economiche, per essere efficaci, richiedono la moneta. Quindi terza fase funzionalista, dal mercato, le convergenze, le politiche comuni non si possono fare se non c'è una moneta. E allora, come fa a funzionare la moneta da sola se non c'è la politica comune? Come si fa la politica monetaria? Come si fa la politica finanziaria? Come si fa la politica di bilancio se non c'è un governo? Perché da questo passaggio funzionalista bisognava arrivare, e la tesi funzionalista si arriva agli Stati Uniti d'Europa, un governo federale cui gradualmente si sono trasferiti i poteri di competenza sovranazionale. Questo modello, in cui tutte le nostre classi dirigenti, da De Gasperi a ora, Adenauer, tutti quelli che sono considerati padri fondatori dell'Europa, hanno creduto e avevano forse ragione di crederci, tutto questo modello non si è realizzato. C'è più politica sociale comune. Tant'è che nel 1997, con il trattato di Maastricht, si dichiarò che l'Unione Europea non era più una comunità. Noi dal 1997 non siamo più una comunità europea. Dal 1997 siamo un'Unione Europea. Che fece? La constatazione che non c'erano più politiche comuni. E il mercato, poi hanno dovuto riconoscerlo, il mercato non è comune, il mercato è frammentato, il mercato è oligopolistico, dove ci sono strutture di potere, non è concorrenziale, i più forti vincono, no? Quelli che non hanno, il mercato non ci sono diritti, il mercato tu vuoi organizzare la casa, tu la paghi, no? Mica il mercato della casa ti dà il diritto alla casa, il mercato della tua moglie, se tu hai diritto, pensi anche che ti investi il diritto alla tua moglie, no? Quindi è chiaro che queste cose non funzionando, però c'era una potenza, c'erano gruppi multinazionali potenti e loro avevano bisogno di una moneta unica. La Germania aveva bisogno di una moneta unica. E non si poteva considerare che fosse il Deutsche Mark l'euro, perché era di fatto diventato la moneta unica, il Deutsche Mark, che pian piano aveva sottomesso la Nord Europa, che sono cattivi. No, perché la forza economica, la potenza di questi gruppi era tale che avevano bisogno sempre più di avere una moneta. Cioè che i problemi di equilibrio e stabilità della moneta fosse assicurato a livello europeo. Ma in mancanza di una moneta unica con un governo democratico, come si fanno allora queste convergenze che avevano la stabilità di una moneta unica che in fondo era il Deutsche Mark? Beh, rispettando certi criteri, tu non puoi spendere come il bilancio non difende, tu non puoi spendere più di quell'altro, tu non puoi fare le spese sociali, perché io la mia moneta, che è dominante, non posso sottometterla a tu che ti comporti, secondo le mie logiche, in maniera completamente discreditata, in maniera sragionevole, perché non rispetti i canoni che permettono alla mia moneta di essere stabile, no? Per cui la
Libia non funzionava più. E non è a caso che finalmente, malgrado tutte queste follie funzionaliste, si fa la moneta unica, però non si fa il governo, erano tre figli. Erano tre figli, 2000, quando hanno fatto i grandi cerimoniali, fuochi d'artificio della creazione della moneta, ma nessuno diceva, figlioli, siamo un pochino più seri, qui abbiamo la moneta senza governo. Ma nessuno piaceva, perché si sapeva che questa moneta era semplicemente la moneta potente di uno Stato potente e che nessuno avrebbe accettato l'euro se fosse detta euro Deutsche Mark. No, nessuno. E quindi ecco che hanno creato questa moneta per questa regione, ma le regioni più importanti per cui non ha detto il governo vengono ora. Cosa è successo a partire dal 73? A partire dal 1973 tutto il sistema finanziario che era nato dopo la seconda guerra mondiale è sparito, è stato capovolto. E noi dal 1973 viviamo in un sistema finanziario che è stato creato nel 1973 e poi negli anni successivi. Cosa è successo? È che nel mentre vi ricordate avevamo detto risparmio, investimento, moneta, funzione, quindi questo confortava la base dell'economia nazionale, ricchezza nazionale, quindi si può fare dinamico, ricchezza nazionale, perché un X, perché un gasto, eccetera, eccetera, significava la sovranità politica nazionale. Significava che lo Stato decideva la massa, era la Banca Centrale, la Banca d'Italia che decideva la massa, era autorizzato al governo a creare X massa. Ed era la Banca Centrale che fissava il valore del capitale monetario. Cioè quando tutti gli altri sistemi economici, gli operatori economici, le banche, le assicurazioni, le famiglie, eccetera, prendevano denaro, dovevano andare da chi? Dalle banche, no? O di credito o di risparmio, di deposito. E allora prendevano o le depositavano o prendevano denaro per investimento, di banche di credito, ai privati, alle imprese, eccetera, ma queste banche da dove tiravano fuori il denaro? Lo tiravano fuori dalla massa monetaria che lo Stato metteva in circolazione e stabiliva il valore del capitale. Il valore del capitale era il tasso di sconto che la banca centrale dava agli operatori economici. Gli operatori economici poi stabilivano a partire dal tasso di sconto che era il valore del capitale, il costo del capitale, quanto costa il capitale, quanto costa un euro, eccetera, lo davano a un tasso di interesse. Il tasso di interesse delle banche quando voi andavate a domandare un prestito era un pochino superiore al tasso di sconto che le banche pagavano allo Stato per, se no che te lo presta a fare, a me è costato 10 euro, tu mi domandi 20 euro, io ti do 10, non guadagno niente, lo pagano 10. E quindi ecco che il gioco tra il tasso di interesse prestato tra gli operatori, creditori o acquirenti, e l'autorità dello Stato, la sovranità della moneta, determinavano le politiche monetarie e determinavano le politiche finanziarie e quindi anche le politiche di bilancio. A partire dal 73, scoppia tutto, nel senso il dollaro non è più la moneta internazionale di cambio, l'unica moneta che era convertibile in oro, cessa di essere convertibile in oro. Il tasso di cambio tra le monete diventano liberi. E quindi se quanto vale la lira con il dollaro con lo yen, non sono più fissi. Dal 73 mutano. E chi è che muta il tasso di cambio? I mercati. I mercati monetari, i mercati finanziari, perché a partire dal momento in cui non c'è più tasso di fisso cambio, si comprano e vendono le monete. Ecco perché il mercato delle divise è diventato molto più importante del mercato degli scambi commerciali. Per cui faccio soldi vendendo monete, acquistando monete, e che gioco sulla varietà del prezzo delle monete. Pensate che la moneta è diventata una merce. Mentre la moneta prima non era una merce, era un modo di pagamento, di misura di valore, e una riserva. Ecco, come se voi comprate una bottiglia di 100 quintali di grano, comprate 100.000 Deutsche Mark all'epoca del 73. E quindi tutto questo qui, pian piano, ha spostato dallo Stato
il potere di dare il valore alle monete e creare moneta non è uno Stato. La massa creata in circolazione erano gli stessi operatori. Perché voi a un certo momento andate a essere lunga e già da anni potete dire io ho speso 47 e non andate in età 80, l'equivalente adesso di 80? No, almeno noi in Francia e in Belgio lo si fa. Io spendo per 37 euro e dove mi dai 100, l'equivalente mi aggiungi e io pago con la carta di credito 300 e mi dai il diritto. Così facendo cosa significa? Che i suoi stati di distribuzione creano moneta, che mettono moneta, no? In circolazione. Da quel giorno in cui io spendo 37, no? E quello mi dà ancora la differenza, non solo andare in banca, la società di distribuzione diventa una banca che mi fa credito. Se poi non ce l'ho in banca, è un'altra storia. E quindi la creazione di moneta, che detta reddito disponibile, è scappata pian piano dallo Stato. Il quale ha contribuito lo Stato a questo, perché? Perché a un certo momento ha detto Banca Nazionale Lavoro pubblico, niente, privato. Casse di risparmio, niente, pubblico, privato. Ha privatizzato tutto. Non c'è più nessun istituto bancario o finanziario che sia pubblico. La Cassa dei Posti e Prestiti non è pubblica, è di proprietà di imprese private. Con funzioni pubbliche, però è capitale. Il capitale stesso della Banca Centrale Italiana non è pubblico. La proprietà del capitale della Banca Centrale è di 159 soggetti privati. Allora si capisce pian piano che poi, avendo eliminato il controllo sul movimento dei capitali, lo Stato ha perso ogni controllo sovrano su cosa circola nel nostro paese e cosa circola a livello mondiale. Perché non può mai dire a un'impresa americana, dice che vuole fare un investimento di 1 miliardo in Italia, dice no, tu non lo puoi fare. Non può. Se si rispettano le regole, è accettato. Come la Fiat può andare a investire in Romania, può andare a investire in Polonia, in Africa, in Asia. Mica gli Stati possono dire tu non chiedi a noi. Se rispettano le regole, se crea una società giuridicamente valida per quei paesi, questo no, non posso dire devo andare a 36 milioni, investire 3 miliardi. No, tu devi investire 7, ma il risultato vuol dire a uno, tu devi investire 7 miliardi. O devi investire in me. Allora, basta con la circolazione, velocità di scambio, ha fatto sì che questa sovranità degli Stati, privatizzazione delle banche, degli istituti di credito, degli istituti di deposito, c'è la legge 93-94, leggi bancarie in Italia, che hanno istituito la differenza tra, lei ha eliminato la differenza tra istituti di credito e istituti di deposito. E allora insieme tutti i scatafasci che sono successi nel frattempo negli ultimi 30 anni. Ecco, allora, anche per l'eliminazione della divisione funzionale, per esempio, oggi una banca commerciale può dare prestiti per la casa, una banca agricola può aiutare un investimento industriale nel carbone in Cina. Perché? Perché oramai non ci sono più regole della settorializzazione delle competenze, della gestione del risparmio e degli investimenti. Ecco, non si può più governare risparmio e investimenti pubblici, non c'è più il governo pubblico, perché la finanza è privata e la politica centrale è privata. Io prendo il risparmio dove voglio e investo dove voglio. E gli Stati intervengono più. E quindi allora la sovranità nazionale è sparita. Come si fa a creare una moneta europea? Dove il sistema monetario finanziario? Non c'è più sovranità nazionale, che bene, la sovranità supranazionale è impossibile. Per cui era impossibile creare un governo pubblico, politico, sul sistema finanziario che era stato completamente depubblicizzato, privatizzato, mercificato, liberalizzato, che è diventato speculativo. Ci sono fondi di investimento che gli stessi gente
City o London, cioè che è il mercato finanziario più importante, un po' più importante del mondo, hanno chiamato banksters da gangsters. Gangsters. I gangsters sono diventati banksters. Cioè che i gangsters sono i finanziari, i bancari, quelli che sono ricchi. Perché? Perché sono lì. E sono, ho sentito parlare sempre dei raiders, quello che fanno i raids, no? Le razzie, che sono soggetti finanziari che vanno a comprare una grande impresa, pagano 100 miliardi di euro e poi cominciano a spezzettarli e vendere i pezzi migliori, abbandonare. Questi sono i raiders, la più grande raiders nel mondo è la KKR, che sono terribili, li chiamano i caimani, non solo Berlusconi, peggio di Berlusconi, peggiato, vuol dire. E quindi questa è la situazione a base del governo. Dov'è la grande responsabilità e colpevolezza dei nostri casi di gente? Tutte queste cose hanno occultato, oppure hanno spiegato come si è identificato. Ma sono stati loro che hanno fatto le leggi bancarie nel 93-94. Sono stati loro che nel 1997 hanno detto che la Banca Centrale Europea è un'istituzione politicamente indipendente da ogni altra forma governativa. Per cui io, se domani dovessi essere eletto, come spero che voi sapete, a milioni, no? Per me, se io dovessi essere eletto al Parlamento, spandantino, io non do nessun potere sulla Banca Centrale. No, io farò parte di un'istituzione che in una società che si dice democratica rappresentativa, rappresenterebbe, se fossi di dentro, 509 milioni di cittadini europei, questa è la popolazione dell'euro 28, 509 milioni. Noi rappresentanti di questi 509 milioni non abbiamo un cavolo da dire alla Banca Centrale Europea e non deve venire nemmeno da noi. Non ha nessun obbligo. E questa è la che va la democrazia. Si fa tanto per la democrazia. Questa è la negazione della democrazia. Per cui una delle prime cose che troverete nell'opuscoletto messo in fondo i cantieri di costruzione dell'altra Europa, uno dei strumenti immediati, se io fossi eletto, e ne batterei con tanti altri, per annullare la parte del Trattato di Maastricht che sancisce che la Banca Centrale Europea è politicamente indipendente dalle altre istituzioni. Voi capite bene che la Banca Centrale Europea non fa parte dell'istituzione dell'Unione Europea, ha una sua base completamente differente. E a Francoforte la Banca Centrale non viene mica al Parlamento Europeo, non va mica al Consiglio dei Ministri. Tra l'altro l'Eurogruppo, che è il Consiglio dei Ministri delle Finanze dell'Unione Europea, che decide della politica monetaria, la funzione della politica monetaria, della politica finanziaria, non incontra mai la Banca Centrale Europea. Juncker, che è stato per anni il presidente dell'Eurogruppo, che è stato per anni il primo ministro lussemburghese, che è stato per decenni con lui che ha impedito l'armonizzazione fiscale europea perché non voleva che Lussemburgo cessasse formalmente di essere un paradiso fiscale, e questo personaggio oggi si presenta come potenziale presidente della Commissione Europea a nome di tutti i cristiani democratici d'Europa, che si chiamano cristiani per dire, in modo di dire, no? Questo Juncker è candidato del gruppo PPE. E questo è stato per 15 anni presidente dell'Eurogruppo. Non ha mai potuto dire niente, perché quelli della Banca Centrale hanno sempre detto: questi ministri, quando si incontrano, possono discutere tutto quello che vogliono, ma non hanno nessun potere. Ed è vero. Non hanno nessun potere. Quindi, chiedo scusa se termino ora assai rapidamente, perché ho già parlato molto. Ora è chiaro che euro sì, euro no, è una cattiva questione. Il problema è sapere che tipo di politica vuole fare la politica monetaria. Chi fa la politica finanziaria? Chi fa la politica del bilancio? Allora non è a caso
che la storia dell'Europa, arriviamo ora, la gente scopre, no? Arriviamo che nel 1997, quando si stabilisce anche un trattato di Maastricht, che la Banca Centrale Europea è diventata la competente, l'unica, politicamente indipendente. Quindi, lo ripeto, insisto, perché quando fare questa classe dirigente che fa altro che parlare di democrazia, è stata una traditrice della democrazia, ha violentato la democrazia, accettando che la Banca Centrale Europea diventasse politicamente indipendente, quando non aveva nessun governo politico ed era l'unico strumento di governo politico, e non hanno fatto nessun altro governo politico, ne hanno fatto uno indipendente dal Parlamento Europeo, indipendente dalla Commissione Europea, indipendente dal Consiglio dei Ministri. Sono state legate della democrazia le nostre classi dirigenti che negli ultimi vent'anni hanno legiferato e deciso a livello europeo. Hanno decostituzionalizzato il principio di base della democrazia rappresentativa, l'hanno distrutto. E poi si scopre che i giovani non hanno più credo. Ma dato capire come li tanti altri questi giovani, che non serve a nulla se il moderno che noi abbiamo costruito e che noi ancora oggi continuiamo a proporre come parliamo di democrazia rappresentativa, noi dovremmo essere in strada a gridare che questa gentaglia continua a parlare di democrazia rappresentativa e non esiste a livello europeo, e non, anche perché non esiste a livello dei singoli paesi. Quindi qui ci troviamo di fronte a un problema di società reale. Allora, nel frattempo è successo cosa? Nel 97 ti fanno l'accordo in Maastricht, ti fanno, dopo il 92 hanno fatto il mercato, ti gettano le basi della moneta e dicono che la Banca Europea è l'unico soggetto politico di governo della politica monetaria. E poi dichiarano che e nello stesso momento ti stabiliscono le basi del trattato di stabilità monetaria e della crescita. E prima che cominciano a dire, oh, tu il tuo deficit pubblico non può superare il 60% del prodotto interno lordo. No? E quindi tu non puoi spendere più di 3% delle spese pubbliche rispetto alle al prodotto interno lordo. E fanno tutte queste norme, che sono funzione della moneta, della stabilità moneta, della Germania, dell'euro Deutschmark. E poi nel frattempo, tra il 1997 e il 2011, operano tutte queste nuove strutture, fanno funzionare la moneta unica a partire dal 2000, che è differenziata, certi paesi possono, certi altri paesi non possono, non vogliono. Allora poi ci sono i trattati di Nizza, che introducono allora la dimensione sociale, allora c'è un patto sociale dove su 18, 12 paesi lo fanno, altri paesi non lo vogliono, che sono differenti da quelli che sono parte dell'euro sono no. E allora fanno i six pack. E i six pack, cioè l'accordo su sei strumenti di rinforzo di applicazione a stabilità. E cominciano a fare ancora più criteri più rigidi. E poi allora arriva il 2012, che poi il 2014 arriva allora il fiscal compact, che è il trattato di bilancio. Avete visto la dinamica moneta, finanza, bilancio? Dal 1997 al 2014 ha voluto messo in piedi. E cos'è che hanno messo in piedi? Mica un governo politico tecnocratico, sì, c'è la potenza tedesca, ma hanno dato potere a chi? Alle grandi corporazioni bancarie, finanziarie e commerciali del mondo. Cioè, il fatto dell'Europa che non ha un governo politico è perché abbiamo dato il potere ai grandi, soprattutto finanziari e monetari. E poi allora cosa succede? Che questo sistema monetario che non funziona, non può funzionare.
1999 l'Unione Sovietica crolla. Il 2008 è peggiore ancora il crollo di l'Unione Sovietica. È crollato e sono loro che sono crollati. Ma con grande soddisfazione di tutti gli altri. Con il 2008 è crollato il capitalismo finanziario e sono tutti i miliardi di gente che sono stati penalizzati. Per cui tutto il mondo abbiamo dovuto salvare le banche. Oh, non so neanche allora hanno salvato gli stati. Non so neanche allora hanno salvato i contadini. Non so neanche allora che hanno salvato gli abitanti di 1700, 1,7 miliardi di gente hanno le baraccopoli. Sono quelli delle baraccopoli che hanno quel poco di risparmio che hanno dovuto salvare le banche. Sono i cittadini italiani, sono i cittadini europei, i cittadini americani, i cittadini giapponesi, i cittadini cinesi che hanno dovuto salvare le banche. Mica sono noi europei. E quando tra il 2005 e il 2010 abbiamo scoperto che le 12 più grandi banche del mondo che stabiliscono loro, e non più lo Stato, il costo del capitale, hanno falsificato il loro sistema di definizione. Durante 5 anni hanno rubato più di 60 mila miliardi di dollari, hanno rubato e falsificato invece trilioni, trilioni, trilioni di transazioni finanziarie, che era il Libor. Non so se voi avete mai sentito parlare di Libor. Quanti lo hanno sentito? Alzano la mano. Ah, non siete un popolo pulito, coltivato. Sì. Perché normalmente quando parlo del Libor, per esempio, non sanno nulla. Era come mutui, no? L'altro Libor, che è l'Anton Interbank Organized Rate, che è lo sconto del sistema attraverso il quale si capisce le banche, anziché sullo Stato, come Stato. Il valore del capitale, il costo del capitale. Hanno falsificato le 5 anni. E hanno rubato miliardi e miliardi. E sono andati in crisi. Perché quando avevano falsificato il tasso di sconto, neanche dicevano agli altri che erano ricchi, invece erano poi indebitati a mar, come si direbbe un pochino in francese, no? Erano totalmente indebitati. Era un'economia fatta durante 5 anni. E noi siamo stati obbligati a salvare le banche. E rispetto al 2007, quando il livello di indebitamento pubblico medio europeo era il 66%, è arrivato a 113% l'indebitamento pubblico, perché avevamo dovuto salvare le banche. E ora queste banche continuano a dire, grazie alle società dialettiche, no? Che è la capacità di autovalutazione, per cui oltre a eliminare l'indipendenza politica della banca centrale, bisogna eliminare la distinzione tra istituzioni di credito e istituzioni di deposito, bisogna ripubblicizzare le banche, bisogna ripubblicizzare le casse di risparmio, bisogna impedire alle società di rating di essere giudici dell'economia perché sono parte presa in corso. Bisogna il governo federale bisogna installare, il governo federale non solo monetario, eccetera, a queste condizioni bisogna ripubblicizzare i beni essenziali come l'acqua, la salute, la terra, perché se voi lasciate la terra in suolo urbano di proprietà privata, la speculazione urbana e quindi mercato finanziario.